Quando sono andati a fare l'accertamento c'erano questi ragazzi là che, impauriti. Ma dove dormiva? Perché c'erano sostanzialmente tre stanze da letto. Addirittura un ragazzo dormiva nell'ingresso nel divano. Si coricava pure nel divano, ma il divano era una piazza, quindi non c'era nemmeno la possibilità di mettere una piazza in mezzo per Di Girolamo. E poi l'Ndrangheta calabrese addirittura aveva falsificato le schede per farle leggere ai parlamentari. Per me è un grande risultato quell'indagine che è durata più di un anno, fatta con un magistrato che ho conosciuto lavorando su Agrigento e sulla mafia agrigentina, Giovanni Di Leo, che peraltro anche lui di origini agrigentine, e con altri magistrati di Roma. Ed è un'indagine dove la Fastu e la Telecom, per evitare il commissariamento, hanno versato in contanti alla Banca d'Italia, in contanti, 540 milioni di euro. Io l'altro giorno a Roma in procura ho visto la reversale di incasso della Banca d'Italia, mi tremavano le mani nel vedere che quel documento significava che lo Stato italiano con un'indagine aveva incassato 540 milioni di euro, perché parlano dei costi delle indagini, le costi delle intercettazioni, cioè le indagini sono una delle cose più lucrose per lo Stato italiano. Se voi immaginate quanti patrimoni vengono sequestrati e confiscati con un'indagine, cioè se li dessero in appalto le indagini, gli imprenditori farebbero a gara e forse farebbero anche meglio le indagini di come non le fa lo Stato, perché da un'indagine giudiziaria si ci guadagna. Le intercettazioni costano caro, ma le intercettazioni costano caro perché lo vuole il governo, perché le intercettazioni non dovrebbero costare nulla, perché le intercettazioni le fanno le aziende telefoniche che erogano un servizio. Signori miei, noi diamo le concessioni alle aziende telefoniche, gliele ha date Gasparri le concessioni, gliele ha date D'Alema le concessioni alle aziende telefoniche. E se noi andiamo a studiare il diritto pubblico dell'economia, io ricordo ho studiato su un testo Massimo Savero Giannini, il diritto pubblico dell'economia, il cosiddetto potere di ottemperanza. Cioè l'amministrazione pubblica ha il potere, nel dare una concessione, di imporre un onere, un facere. La concessione edilizia, però tu devi fare la fognatura, tu devi fare la strada, tu devi fare l'acquedotto. Io ti do la concessione per fare un cinema, però tu devi fare le uscite di sicurezza, devi fare i bagni, devi fare i bagni per gli handicappati, devi fare lo scivolo per i disabili. E non è che glieli paga il questore gli estintori o le uscite di sicurezza, se li paga l'imprenditore che si fa il cinema. Si paga l'imprenditore che fa la lottizzazione, le strade e le fognature. Non glieli paga il comune. O lui versa gli oneri con cui vengono realizzate quei lavori che vanno a urbanizzare quel contesto lottizzato e urbanizzato. E perché se io ti do la concessione telefonica per esercitare un servizio di pubblica necessità, qual è il servizio di telecomunicazione, io poi ti devo pagare le intercettazioni che tu devi farmi perché io possa esercitare il potere e dovere di repressione dei reati? Perché un tabulato telefonico si deve pagare a fior di quattrini e si deve avere quando dicono loro, quando con lo stesso decreto del magistrato io vado in banca e mi danno l'estratto conto che è nient'altro che un tabulato e non pago nulla e me lo danno pure subito? Il tabulato si paga e quello no. Basta fare un decreto, basta fare una legge e caricare questi oneri alle aziende telefoniche. Però poi scopriamo che dietro le aziende di intercettazione ci sono le lobby di potere dei servizi segreti. Una delle più grosse aziende di intercettazione ha come amministratore delegato un uomo della Fininvest, Ubaldo Livorsi, ed è l'impresa che ha fatturato il maggior numero di milioni e milioni e milioni e milioni di euro delle procure delle Repubbliche, che non hanno i soldi per pagare gli straordinari.